Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi siamo su una Clio Cup del 2016, gentilmente offerta da Andrea di CE Race Online e oggi vi porto al Mugello non si dorme ragazzi per provare questa mod fantastica e nel frattempo che cerco di recuperare posizioni in questi 5 giri previsti, vi informo che ho aperto un profilo Instagram dove potete seguirmi, simdrivers.eu, ovviamente come tutti i social mi chiamo simdrivers.eu, e volevo presentarvi assolutamente questa mod Clio Cup 225 cavalli per una velocità massima di 235 km orari, peso complessivo con tutti i liquidi circa 1170 kg, dove CE Race Online ha dedicato un campionato monomarca che si è appena concluso, e quindi Andrea, dopo un mese di conversione da R Factor 2, ha deciso di chiedermi di parlarne un pochettino. Quindi ragazzi, questa mod già l'avevo provata in realtà virtuale, il dettaglio grafico è veramente mostruoso, il lavoro è fatto benissimo, ci sono circa 12 skin, cioè 12 skin ragazzi, devo essere onesto con voi, un po' sparata perché non mi ricordo, ci sono delle bellissime skin. E quello che colpisce subito è l'audio, ragazzi. Sapete che a me l'audio per me è molto importante. E questo suono rauco, fatemelo chiamare così, mi fa impazzire in questa piccola auto che si comporta anche a livello fisico davvero bene. Ma quello che mi colpisce anche tantissimo è il force feedback che trasmette realmente qualcosa di sensazionale, perché vedete, quando io vado in sovrasterzo si sente quel vuoto lì, come quando le gomme stanno andando dritto e si perde aderenza. E oltretutto, anche quando si va sui cordoli, quella vibrazione tipica che trasmette una bella sensazione alle mani e riusciamo a capire quello che sta succedendo. In più, se aggiungete questo sound, ragazzi, guarda qua, con queste fiammate, guarda, guarda, mamma mia, ragazzi. Gran lavoro di Andrea. Io immagino qui con degli esseri umani dietro un PC che guidano come dei pazzi. Ricorda tanto il campionato Seat Leon TCR che si è appena concluso, in cui i ragazzi si sono stradivertiti. Intanto il Fabri va a colpire uno, non si fa. Guarda qua, funziona tutto, le luci, tutto. Onestamente ragazzi, è una mod che vale la pena. Se volete sapere come scaricarla dovete andare sul sito di CE Race Online. Se potete contattate Andrea, bravissima persona, ci ha lavorato un mese ragazzi, un mese su quest'auto. Intanto qui sull'Arrabbiata 1 questo tipo non mi fa passare. Siamo al secondo giro dei 5 previsti. Vediamo se riesco ad attaccarlo qui. Guarda qua, staccatone. Classico sottosterzo di queste auto. E se esageri troppo, fenomeno al contrario, come spiego nell'ultimo video che ho fatto, consigli di guida per principianti, sovrasterzo e sottosterzo. Vabbè ragazzi, io faccio pubblicità da solo, è normale, no? E in più vorrei cogliere l'occasione di segnalarvi che probabilmente in queste settimane organizzeremo un evento straordinario, ma non che sia straordinario di sé, cioè un evento singolo con una mod particolare di Assetto Corsa, così se volete venire a correre insieme a noi, divertirvi insieme a noi, potrete farlo in attesa del prossimo campionato che organizzeremo. Intanto qui al Mugello mi stanno dando tutti paga. Mamma mia che rombo ragazzi, mamma mia. 220 cavalli ragazzi. Senti qua. Vabbè, con setup che ho fatto poi ragazzi, che poi non l'ho fatto, che poi teoricamente quest'auto qua ragazzi può fare 235 km orari, eh. Mamma mia, cioè il force feedback mi lascia veramente a bocca aperta, perché c'è la giusta pesantezza, la sensazione che sia bravo Andrea, hai fatto un buon lavoro. E poi ragazzi, già che ci siamo, lo ripeterò per un bel po' nei prossimi video, vorrei ringraziare tutti quanti perché l'obiettivo 1000 l'abbiamo già superato, siamo oltre i 1014 forse se non sbaglio.
e quindi un grazie sentito a tutti quanti, mentre intanto sportellate qui al Mugello. Forza, arrabbiata a due, forza, se si esce bene si può attaccare all'interno qui e si allarga bene, guarda qui la IA. E noi rispondiamo passando. Eccolo qua. Tre tornate, ragazzi, ne mancano due. State ancora insieme a me. Comunque quest'auto, ragazzi, senza scherzare, è veramente un'auto molto molto divertente. Si lascia guidare. Quando si riescono a capire i limiti, poi si trova anche la soddisfazione di fare dei giri in cui si riescono ad abbattere i propri record con una certa facilità, il che è veramente piacevole. Però comunque attenzione, perché non bisogna neanche esagerare come faccio io, perché altrimenti passa quello dietro. E comunque il bello è che secondo me non è che è un'auto super potente. Sì, in realtà, ragazzi, andare con 220 cavalli è una, cioè, voglio dire, non è che è un giocattolino, però su un simulatore ovviamente non è la grande supercar, però è quello che la rende molto molto divertente, perché comunque devi andare a cercare di guidare il più pulito possibile per sfruttare tutti i cavalli e la trazione per cercare appunto di guadagnare decimi di secondo in tutti gli angoli della pista, come sto cercando di fare qua. Guarda che recupero, vediamo, cerchiamo di incrociare. Largo, una scia, lotta la IA qua, materassi, staccatone, qui non mi fanno passare e non si passa, Fabri. Non so se l'ho detto, però l'ho provata in realtà virtuale e devo dire che è spettacolare, cioè a livello di coinvolgimento, ragazzi, vabbè, la VR è qualcosa di eccezionale, però purtroppo ho registrato e le proporzioni non mi ricordavo che quando si fa con GeForce Experience non sono buone, quindi dovevo farlo con OBS, ma non importa, queste sono cose tecniche che non credo che vi interessino e quindi di conseguenza non vi propongo le immagini perché fanno veramente cagare. E quindi siccome cerchiamo di mantenere un certo livello di qualità, ragazzi, lo facciamo in 3D normale qui. Tanto quello che vi interessa sentire, ascoltare, oltre alle mie cavolate, è sicuramente l'audio di questo bel 1600 che sviluppa 220 cavalli, la cura del dettaglio grafico e soprattutto sapere il comportamento dell'auto e il suo force feedback, e devo dire che il livello è davvero molto interessante, molto bello. Siamo praticamente al giro finale qui al Mugello, dove ho preso paga partendo ultimo, non so quanto, che posizione, ma non ci interessa, non era lo scopo di questo video, bensì presentarvi questa mod davvero interessante. Vi ricordo che se siete interessati andate sul sito di CE Race Online, magari vi metto il link in descrizione, cercate di contattare Andrea, il modders che si è occupato di questa spettacolare auto, conversione da R Factor 2, fatta molto molto bene, chiedete informazioni. Poi, se vi avanza tempo e ci avete voglia, potete venire a seguirmi, come vi dicevo, sul nuovo profilo Instagram di SimDrivers. Ovviamente se vi va, ragazzi, magari lì, come dicevo, metterò qualche anticipazione. Vi ricordo che prossimamente faremo un evento con una mod, probabilmente su Assetto Corsa. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito, se il video vi è piaciuto, come al solito, pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale, tante gratuite, ad attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta carico un video sul tubo. Noi ci vediamo prestissimo e direi che possiamo concludere qui, ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao ragazzi!